Ragazzotti, buongiorno, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Marvel Snap. Io devo capire una cosa: che è successo a Marvel Snap che lo sento così grande, cioè così alto? Oh, poi ultimamente siete un po' calanti di like. Che è successo? Prima almeno a 1000 like ci arrivavamo. Oh, dai un po', voglio bene i gagliardi, dai ragazzi. Allora, oggi volevo ringraziare sto ragazzotto NB. Come cavolo ti chiami tu? Mamma mia, mi sono visto tutti i video di Marvel Snap. Sono grande, meno Fortnite, più Marvel Snap. Bro, non dire così, non dire così, perché non è possibile. Allora, raga, calcolate che questi video qua usciranno dopo che mi sono operato, quindi usciranno 2-3 video. Spero che non diventeranno vecchi, ma me li sono preparati, ovviamente. Allora, volevo fare un po' di conquista insieme a voi, perché non la sto giocando. Voglio utilizzare il deck Loki, che sicuramente... lo sapete qual è, non ci sono problemi. Vediamo un po' di fare qualcosina di buono in conquista. Eventualmente, se dovessi prendere schiaffi in questa conquista, dato che siamo contro Dio, e capite che noi contro l'Altissimo cosa potremmo mai fare. E allora cambiamo, aggiungi una mano, una carta di costo 2. E che fai? Te ne privi, però non vado a contendere qui, perché io qua ci devo mettere roba grossa, no? Perdo Brio, e secondo me è meglio perde Brio a sto punto. Certo ragazzi, poteva anche capitare una bene, poteva capitare anche una partita un pochino più safe. Secondo me potrei piazzare lei ed eventualmente, cioè, perché il deck ce l'abbiamo che è forte. Però se mi conviene fare così. Poi, e vediamo che cosa succede, dai. Vediamo che cosa succede. Ah, lui è uno che spacca, rompe, fa tutte cose. Beh, certo. Tutte le carte presenti qua cambiano di lato. Che questa potrebbe essere un po' un problema. In realtà, penso che il Nexus ci sia abbastanza amico qui. Anche se io probabilmente dovrei fare di questo, se non erro. Ma non è una buona giocata. Allora, a questo punto si fa così. E si fa così. Spero di non sbagliare, raga. Spero di non sbagliare. Non sono abbastanza grande sulla webcam. Cioè, nel senso, posso mettermi anche leggermente più piccolo. Non capisco perché ero così grande. Non lo so. Lui è pronto per spaccare. E va bene. Mobius, Mister Mobius, che cosa lo setto a fare contro di lui? Non credo di doverlo settare, giusto? Quindi, ipoteticamente, se io facessi così in questo momento, è giusto che tu mi vai a snappare. È veramente giusto. Molto, molto giusto. Molto, molto coerente con tutto quanto. Io ho paura di esagerare qua. Perché io questa non la posso togliere, no? Anche è vero che posso fare mossa del caimano. O se no aspetto un turno. E questa è la cosa che... Perché questa giocata qua posso fare solo questa. Se invece io facessi... Così. E facessi cloak da quest'altra parte, ha senso secondo voi? Sentite, giochiamo subito così, senza perdere troppe chiacchiere. Cerchiamo di utilizzare subito la nostra bellezza, no? Così almeno mi sono preso anche la sua death. Che butta via. Che butta via. Allora, Kitty la possiamo mettere, giusto? Giusto. Però io ho paura che lui mi faccia la robetta quella brutta. Perché eventualmente sarebbe da posizionare... direttamente death, però non per forza. Quindi io vado a potenziarmi questo, vado a fare di questo. Se io faccio così, sapete che faccio? Allora, fermi un attimo, noi la roba ce l'abbiamo, giusto? Giusto. Questo è uno e questo è uno, quindi questi due mi possono partire senza problemi. Quindi se io faccio questo, questo, questo... No, è sbagliata. Mirko, calmo, questo va per ultimo. Allora, noi abbiamo questo. Quindi vado a fare così. Vado a fare
così. Vado a fare kill e vado a fare questa. A me sembra una buona... Nimrod non è male. Vediamo se riesco a cavarmela, eh. Contro Dio. Ok. Lui si mangia Venom. Death mi diventa gratis. Null diventa sempre più forte. Perché io ho paura. E mo vi dico anche qual è la mia paura. È che lui in questo momento semplicemente mi possa tirare Null, Death, tutte e due a sinistra. Questa è una mia grande paura. Ok? È una mia grandissima, grandissima paura. Quindi se io in questo momento, fate finta, mi tiro Death e poi mi vado a tirare American Chavez, no? Per darmi un bel supporto. Io vedo subito lui quello che vuole fa. E no, non snappo, bro. Mi dispiace, ma non posso snappare. Infatti era Loki che mi... Knull è molto forte, no? È quello che io vi dico. Se in questo momento io facessi lei, lui 34, lui c'ha 18. Allora 3. E non gliela faccio. Infatti era quella la mia paura, no? Di andare tutto quanto da una parte. E mi sa che sto turno lo devo passare. Perché noi ci abbiamo tantissimi punti locati da tutte le parti. Ma ipoteticamente lui mi tira Death anche, no? Che gli costa 0. Quindi lui va a 58, 68, 70. Io invece 39. Fate che finta c'ho 20 più 34. 54, non gliela faccio. Non gliela faccio proprio, raga. E lui mi va sopra tantissimo. Mi va sopra tantissimo. È un rischio enorme, raga. Non mi conviene. Non mi conviene, purtroppo. Non so voi che cosa ne pensate, ma secondo me non conviene, anche perché lui poi in realtà potrebbe distruggere un botto di roba. Secondo me ho giocato meglio io la partita, secondo me, in generale, semplicemente che quel campo ci ha dato un sacco di problemi. E quindi si passa. Voi che cosa avreste fatto? La mia pensata era giusta, cioè scrivetemelo nei commenti, cioè ho pensato bene a passare, perché lui poteva farmi anche Death e sarebbe andato molto sopra. Ora non so esattamente lui che tipo di allora lui potrebbe avere delle varianti di deck un po' particolari. Tra l'altro scusatemi, ogni tanto mi dimentico di fare sta roba qua. Vabbè, portate pazienza. Angela. Allora, Angela ha senso quando tu in mano c'hai Kitty Pryde. Io in questo momento Kitty Pryde non ce l'ho e Jeff lo farei successivamente. Mobius. Mobius invece pensa che è stupido, raga. Mobius invece è fortissimo contro di lui. Perché Death gli rimane altissimo. Merda, Mirko. Vedi che però con la giusta calma... Allora, facciamo così, proviamo a prenderci un po' di prio, che tanto lui ricomincerà a fare tutto sto giochetto qua, no? Mamma mia, lui con Mobius diventa praticamente inerme, se non erro, no? Quindi noi abbiamo qualcosa da 3 che ci può dare una mano, sarebbe da fare lui, ma non mi pare una grande cartona. Andiamo a posizionarci così, va. Me lo setto subito, Mobius. Perché pure questo gli dovrebbe rimanere, no? Alto. Gli dovrebbe rimanere. Quindi io sicuramente vado a fare di questo e vado a fare di questo. Così mi potenzio Jeff e me lo sposto. Purtroppo non ho Loki, sta partita qua. Mi sono dimenticato di Mobius, che effettivamente contro il Destroy può avere un valore incredibile. Perché se non erro lui, questa carta qua gli ritorna a mano, ma comunque costa un botto. Cioè le sue combo vengono praticamente sminchiate, no? Le mani vengono scambiate. Allora,
noi qui abbiamo Jeff che sicuramente diventa fortissimo. Io devo fare per forza di questo. Non ho altro scampo, cioè non posso fare niente. Perché lui non mi può, cioè Cage chi se ne frega glielo do. E sicuramente c'è da fare questo, sicuramente. C'è da fare questo qua. Allora, eventualmente secondo me o mi chiudo in quella zona lì, però non so quanto possa essere forte. Che faccio? Mi chiudo, ragazzi, perché non ha senso fare questo, no? Poi gli do Loki. Che senso c'ha? Però non ha senso neanche chiudermi. Quindi facciamo così, dai. Non è semplicissima come partita, eh? Ok. Venom. Ok, lui non è che c'aveva tutta sta grandissima roba in mano, eh? Quindi ipoteticamente se io mi chiudo qua con null, mamma mia, c'ho questo, madonna. Io a lui, ragazzi, se non snappo adesso, minchia, ma stiamo messi così, bro? Stiamo messi così, bro? Perché secondo me null io lo devo tirare a sinistra. Secondo me. Voi lo tirereste da qualche altra parte, Knull? Magari centrale? Questo lo posso comunque posizionare dopo, a me che me ne fotte. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po' che succede. Perché lui la combo la rifà, tra virgolette, ma non è una roba così incredibile. Raga, guardate questo... Non lo so. Mo' gli abbiamo azzeccato questo. Io sono contento, caro Dio. Che stai lì. Vabbè. Mi sembrava molto forte, mi sembrava. Ma pure se tiravo a sinistra, comunque avrei vinto a sinistra. Io perché non volevo contendere due. Va bene, dai, ci sta. E no. Quindi passiamo. Hai capito questo? Che pezza che ha preso? Io snappo perché comunque conviene snappa subito, dato che noi stiamo molto molto in vantaggio. E mi vado sicuramente a posizionare Elsa. Devo dire la verità, Mobius è fortissimo contro il suo deck. Cioè praticamente sono counter in una maniera apocalittica. In una maniera apocalittica. Merda! Merda. Io devo cominciare a fare i campi centrali e di destra, ragazzi. Non c'ho altro da fare. Pure Silk non è male, eh. Silk effettivamente non è male. È un grande rischio qua, eh. Questo è un grande, grande rischio. L'ultimo turno io a sinistra come contendo, ragazzi. Potrei perdere in una maniera incredibile. Perché questa mi può andare da ovunque. Secondo me è perso sto turno qua. Però pazienza, che vedevo di? L'unico modo è tirare sicuramente lei centrale. E eventualmente, regà, tirare Loki a destra per contendere più possibile. Perché lui quanto può buttarmi dentro la roba? Cioè, quante carte può tirare qua in mezzo lui? Lui mi può togliere però carte da uno, eh. Lui ha fatto una combo devastante. Boh. Io a questo punto farei così, raga. A me pare la cosa più logica da fare. A me pare la roba più logica da fare. 5 non è male, eh. Cioè, capito? Lui mi ha conteso con 3 di Venom. Che era l'unica cosa effettivamente tra poche cose che poteva fare. Va bene. D'accordo. Non male. Mi sono accorto dopo di essere proprio full counter. Me ne sono reso conto dopo.
Vi voglio bene. Ci vediamo al prossimo appuntamento, che continueremo così molto probabilmente. Ciao ciao. Lasciate like.